Buona domenica 10 settembre. Il brano del Vangelo di oggi è un invito alla pratica della riconciliazione attraverso il coltivare la misericordia. Capita che abbiamo l'impressione, la percezione, a volte è anche vero, non sempre è vero, di aver subito un torto, che l'altro, il fratello, la sorella, si sono macchiati di una colpa nei nostri confronti. E dunque vogliamo molto spesso un risarcimento. Ma il brano del Vangelo di oggi non parla di risarcimento, parla di necessità di riconciliazione attraverso un dialogo che spazia dal rapporto interpersonale alla vita comunitaria. Sì, perché la vita comunitaria spesso è attraversato dalla conflittualità. Pensiamo, allargando gli spazi dell'entità comunitaria, alle guerre tra le nazioni. Questi conflitti, tensioni devastanti, indisponibili alla mediazione e alla riconciliazione, e anche quando si trovano i sistemi della diplomazia, non vengono sedati i rancori, si creano sotto sotto le precondizioni per altre guerre, perché una pace armata è sempre caratterizzata dalla potenzialità della guerra. La rincorsa agli armamenti esprime l'indisponibilità dell'umanità di praticare invece la via della pace attraverso la misericordia e la costruzione di un dialogo di riconciliazione. Ma tutto nasce, ovviamente, dalla nostra realtà quotidiana, dalla nostra intimità, dal nostro modo di interpretare il rapporto con gli altri, dal mo nostro modo di decidere anche in qualche modo, non del tutto, di decidere qual è la via maestra attraverso la quale possiamo, come ci insegna il brano del Vangelo, riconciliarci con il nostro fratello e con la nostra sorella. La via è quella del dialogo. E il dialogo non per decidere chi ha torto o ha ragione, per trovare uno spazio di superamento del torto e della colpa, appellandoci poi alla invocazione della presenza di Dio tra di noi attraverso la parola che si è fatta carne, il suo figlio, Gesù. Pregare è una precondizione per coltivare la misericordia, che molto spesso scarseggia nella nostra coscienza. Non siamo poi così misericordiosi come magari diciamo di essere. Siamo piuttosto rancorosi di fronte ai torti subiti o ritenuti di aver subito. Ma leggiamo questo brano del Vangelo e il relativo commento che ne fa Papa Francesco in occasione dell'Angelus del 6 settembre del 2020. Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Qui c'è una sfumatura che dobbiamo cogliere. Tuo fratello si è fatto protagonista di una colpa nei tuoi confronti. Va. Abbi il coraggio, apri il tuo cuore al dialogo, va, ammoniscilo con franchezza, ma con riservatezza. Non fare sì che quella colpa che hai subito diventi occasione di additamento e di giudizio nei confronti dell'altro, facendone anche occasione pubblica, che poi si trasforma in stigmatizzazione dell'altro. No, tutto avviene in un rapporto intensamente intimo. Certo, può accadere che l'altro non riconosce la sua colpa, ma
ha nessuna intenzione di riconciliarsi. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Il fine non è quello di dimostrare di avere ragione. Il fine della riconciliazione è la fratellanza e la sorellanza. Se non ascolterà, prendi alcuni con te, una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Fa sì che questi testimoni disponibili e neutrali in qualche maniera, ma non indifferenti, entrino nella dinamica della riconciliazione e vi sia ascolto della parola di questi testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, apri ulteriormente. Ma la finalità deve essere sempre quella della riconciliazione, non del giudizio. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Comunque resta una persona, il pagano e il pubblicano, coloro ai quali Gesù si rivolge per portare il lieto annuncio che la salvezza è vicina. Quindi non c'è un'alienazione dell'altro che si è fatto protagonista di un torto o di una colpa. Vi è una presa di distanza, non un'esclusione. Attenzione perché il passaggio è molto sottile. Noi tendiamo ad alienare l'altro quando pensiamo di aver ricevuto una colpa. Lo escludiamo, no. Lo rispettiamo nella sua condizione. Passaggio difficilissimo questo, ma necessario come precondizione per la riconciliazione e la misericordia. Non ci devono essere tracce di rancore e di odio. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. E qui Gesù invita ad assumersi la responsabilità, non in nome di noi stessi, ma in nome dell'infinita misericordia riconciliante che Dio ci ha donato attraverso il suo unico figlio. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, ma la precondizione è la relazionalità nell'accordo. La concessione non è concessione della misericordia, non è un fatto meramente individuale. Ciò che chiedo al Padre sia chiesto in una prospettiva di relazione che porta ad una riconciliazione, a un accordo. Lì vi è la disponibilità del Padre a concedere quello che noi chiediamo. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono, lì sono io in mezzo a loro, riuniti nel mio nome, la relazionalità nel mio nome. Questo ci indica Gesù come precondizione per essere misericordiosi nella riconciliazione. Passaggio questo del Vangelo che ci porta alla realtà quotidiana, alle nostre litigiosità, e non è un insegnamento giuridico. Con queste parole non si formula una giurisprudenza, ma un atteggiamento fondamentale per la coesistenza pacifica tra gli esseri umani e tra gli umani e l'intero sistema vivente che abita questa terra. E questo è il commento di Papa Francesco. Il brano odierno parla della correzione fraterna. Correzione, ma molto spesso le nostre correzioni non sono particolarmente fraterne perché sono giudicanti ed escludenti, all'insegna di un moralismo che ci fa immaginare come colui il quale ha subito il torto è perfetto in quanto vittima. Quindi
Qui siamo invitati invece a una fraternità che ci corregge reciprocamente e ci porta al praticare la realtà della misericordia che dobbiamo coltivare nei nostri cuori e nella nostra mente. Ci invita a riflettere sulla duplice dimensione dell'esistenza cristiana, quella comunitaria, che esige la tutela della comunione, cioè dell'unità della Chiesa, e quella personale, che impone attenzione e rispetto per ogni coscienza individuale. Rispetto e attenzione per ogni coscienza individuale, ogni soggetto. È da rispettare, sì, in una dinamica comunitaria, ma non collettivistica, perché nel rispetto e nell'attenzione nei confronti della coscienza di ciascuno si creano le precondizioni per la riconciliazione autentica. Dobbiamo armonizzare vita personale e vita comunitaria, che sono inscindibili. Per correggere il fratello che ha sbagliato, tutti noi siamo fratelli e sorelle che sbagliano, eh? Gesù suggerisce una pedagogia del recupero, non una giurisprudenza del recupero o una legge formale che include in sé la punizione, ma una pedagogia del recupero. Educare, non punire. E sempre la pedagogia di Gesù è pedagogia di recupero, sempre, non è mai giudizio, è sempre pedagogia del recupero. Sì, ci sarà il giudizio finale attraverso il quale noi daremo conto di quello che abbiamo fatto, ma vi è sempre sottesa la pedagogia del recupero. Lui sempre cerca di recuperare, di salvare. E questa pedagogia di recupero è articolata in tre passaggi. In primo luogo dice, ammoniscilo tra te e lui. Questa pedagogia del recupero, tra l'altro, la troviamo in maniera molto esplicita proprio nel passaggio del Vangelo, nel senso che se tu poi hai, che hai portato i testimoni, quella persona non si riconcilia con te, non ascolterà costoro. Dillo alla comunità e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ecco, forse questo era un passaggio che non avevo letto del Vangelo di oggi, ma è un passaggio fondamentale che riguarda la pedagogia del recupero. Sì, lo mandi a essere pagano e pubblicano, ma anche nei confronti del pagano e del pubblicano, Gesù applica la pedagogia del recupero, anzi, è proprio, soprattutto in primis, ai pubblicani e ai pagani che Gesù si rivolge e applica la pedagogia del recupero. E sempre la pedagogia di Gesù è pedagogia di recupero. Lui sempre cerca di recuperare, di salvare, compreso il pubblicano, compreso il pagano, che rappresenta il fallimento del tentativo di riconciliazione. Vedete, il passaggio del Vangelo di oggi è particolarmente delicato e complesso. E questa pedagogia di recupero, insiste Papa Francesco, è articolata in tre passaggi. In primo luogo dice, ammoniscilo, frate è lui solo, cioè non mettere in piazza il suo peccato. Quante volte siamo tentati di ottenere un risarcimento anche semplicemente mettendo in piazza, additando l'altro, stigmatizzandolo per il suo peccato. Il moralismo molto spesso è protagonista di stigmatizzazione dell'altro. Si tratta di andare dal fratello con discrezione. Non per giudicarlo, ma per aiutarlo a rendersi conto di quello che ha fatto. Quante volte
Noi abbiamo avuto questa esperienza. Qualcuno viene e ci dice: ma senti, tu in questo hai sbagliato. Tu dovresti cambiare un po' in questo. Forse all'inizio ci arrabbiamo, ma poi ringraziamo perché un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto, di recupero, perché questo è un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto e di recupero, ma dipende da come noi formuliamo questo gesto. E non è facile mettere in pratica questo insegnamento di Gesù, ci ricorda Papa Francesco, per diverse ragioni. C'è il timore che il fratello o la sorella reagisca male. A volte manca la confidenza sufficiente con lui o con lei. E altri motivi ci possono essere per renderci un po' timorosi rispetto al processo di riconciliazione. Ma tutte le volte che noi abbiamo fatto questo, abbiamo sentito che era proprio la strada del Signore, la strada del Signore che ricordo a questi tre passaggi. Quello di andare dal fratello che ha commesso una colpa, riprendendo il brano del Vangelo contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Impariamo questi passaggi. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre persone, di due o tre testimoni, scrive il Vangelo. Fidati di quei testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E il dirlo alla comunità non è mettere in piazza le mancanze degli altri, ma porli in una dimensione relazionale comunitaria. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano, sia per te così come era per Gesù il pagano e il pubblicano. Il pagano e il pubblicano per Gesù non è l'escluso, ma è l'incluso attraverso la formulazione del messaggio di salvezza. Ricordiamoci di Levi, il pubblicano, l'esattore delle tasse. Gesù lo invita a seguirlo. E in quanto pagani e pubblicani dobbiamo formulare l'invito alla riconciliazione non attraverso la formulazione delle nostre ragioni, ma nella prospettiva della sequela di Gesù. Buona giornata a tutte e a tutti.